faccio il fotografo. Normalmente non faccio questo tipo di lavoro artistico, ecco, definiamolo così. Mi occupo più di reportage, anche in chiave di comunicazione con le aziende, ma insomma fondamentalmente con quel registro narrativo, quindi lo storytelling piegato alla necessità del prodotto o del messaggio che è relativo al lavoro che sto facendo. Quindi è stata una bella sfida lavorare in un ambiente così, innanzitutto live, interessante. In questo caso, devo dire la verità, è stata comunque una scoperta, perché non mi aspettavo ci fosse tutta questa passione da un lato, ma anche tecnologia. Questi giorni ho chiesto di tutto a chi mi ha accompagnato di Faema, perché sono dei mostri che sono molto complessi. Tu sei abituato, entri al bar, non ci fai neanche più caso, la vedi, sai che da lì uscirà il tuo nettare e poco conta il resto. Look vintage, come dire, lo preferisco a look moderno. È 71, un'astronave atterrata sul pianeta Terra, molto bella, molto curata anche sul frontale. Io sono abituato a vedere le macchine esposte, tra virgolette, col dorso verso il pubblico, soprattutto le Faema, sono abituato a vederle così, con questa striscia che le caratterizza. Banalmente, quando sono andato, ho girato intorno alla macchina questa mattina e così, senza neanche sapere quello che ho saputo dopo, ossia che il design è di Giugiaro, ho pensato e l'ho detto: sembra il cruscotto di una concept car, nel senso che proprio questo profilo, queste linee morbide, poi che si contrappongono invece a queste linee rigide, no? Quindi c'è questo gioco anche con l'acciaio, il prodotto è molto bello dal punto di vista proprio materico, fisico. Il brand è fortissimo, anche perché poi davvero non sono un esperto. Da oggi credo che guarderò di più queste cose, perché mi avete un po' cambiato la percezione dei bar. Però quella striscia io me la ricordo, se la ricordano un po' tutti.